Eccoci qua. Aspetta. Prima cosa, ben ritrovato nuovamente. 21 febbraio, andiamo a aggiornare il calendario. Oggi ho deciso di farla, anzi, la vorrei fare abbastanza veloce. Oggi è mercoledì. La voglio fare veloce perché devo uscire da casa, quindi non sto troppo a chiacchierare, anzi, spero di non chiacchierare troppo. Oh, nell'ultimo video troppo forte, Sembrava che mi era andato a fare una passeggiata al mare, anzi, mi era addormentato dalla sdraio dopo aver mangiato a pranzo marosso come un peperone. Oh, amico mio, io sto a fare prove, sto cercando di capire bene come funzionano le cose. Come dico sempre, non è perché voglio fare troppo la manfrina, vorrei aggiornare un pochetto la qualità video, ma soprattutto vorrei aggiornare anche la telecamera, per quello ho attivato anche, se volete, a vostro buon cuore le donazioni. Bene, allora, tutto bene, prima cosa? Come stai? Bene? Ok. Allora, vedo che molti si appassionano sempre di più. Oggi, finalmente, ritorno a tirare fuori una cosa che a me piace tantissimo. Oh, premetto, se tante volte il video viene bloccato è perché mi sta suonando il corriere, perché sto aspettando un'altra novità. Quindi, non ci fa caso, perdonami. Allora, oggi risfodero un rasoio mano libera. Questo credo che sia un 6 ottavi ridotto, te lo faccio vedere, ma proprio ridotto all'osso. Eccolo qua, è come vedi un, aspetta te lo dico, Mondesil. Come vedi il manico è tutto ciancicato, rovinato, a braso e quasi squagliato, perché furbamente, intelligentemente l'ho messo appena arrivato dentro il citrosil azzurro per disinfettarlo. Allora, se devi mettere il rasoio a mano libera, specialmente nel citrosil azzurro, mettilo così, quindi il manico all'esterno, mi raccomando, perché sennò te lo mangio. Allora, questo rasoio purtroppo, pulendolo con il Dremel, è saltata la punta, quindi è stato rimolato in punta da una coltelleria qua di Roma. Però purtroppo è stato passato poi su una mole, infatti lo vedi, perché verso il bisello è lucido a specchio, vedi quanto è lucido? Lucida specchia a finire sulle mole, cosa che non mi piace, l'hai vista il riflesso, di grande qualità. Ma insomma, un rasoietto un po' così. Piccola scoramellatina, perché è importante questa farla, anche se io già l'ho fatta, perché comunque, sai che c'è, faccio il video, mi metto a scoramellare mezz'ora, 40 minuti, ma poi non è vero che dura 40 minuti, di solito so 20-30 passate su scoramella. Però il video si allunga tanto. Allora, oggi utilizzerò finalmente il mano libera dopo tanta rasatura fatta con rasoio di sicurezza. A un certo punto ho detto fermate un attimo, riprendiamo il rasoio a mano libera, sì, e oggi lo voglio fare in modo veramente particolare. No, non ti preoccupare, non faccio chissà che cosa, ma vado a rispolverare qualche prodotto, non te nascondo perché ho messo a posto pure un parmadetto, quindi sono rispuntati, infatti come vedi in bacheca sono diminuiti, perché sto facendo una selezione di quelli che sono stati fermi per tanto tempo e quindi rimetterli in rotazione. Sì, perché visto che il canale cresce anche grazie soprattutto anche alla vostra condivisione, perché lo vedo che condividete, molti si approcciano adesso, quindi alcuni prodotti non li hanno visti e c'è chi va indietro nel tempo sul mio canale a ricercare i vecchi video, però ve li vorrei riproporre in chiave differente. Allora, oggi come si inizia? Scusa, ok, polmone destra è andato, la voce rauca da anziano è tornata, benissimo. Allora, cercherò di parlare in modo più profondo possibile. Eccolo qua, rabarbaro italiano, me vedi o non me vedi? Me vedi o non me vedi? Me vedi? Ok, perfetto, rabarbaro italiano, linea intenso, TFS, qualcosa di quasi meloso, sì, perché c'è anche l'estratto di mela e il rabarbaro, per farti capire, non è proprio come adesso te lo spiego, nel senso, ricorda un pochino anche il profumo, il sapore, ce l'ha presente le caramelle Rossana, quella che te dava sempre la nonna e che gli fregavi quando non te vedeva? Beh, io lo facevo. Quelle che poi, belle dure, all'interno c'erano quella parte cremosa che era qualcosa di devastante, soprattutto perché ti ingrassavano. Quindi oggi utilizzerò questo qui, che è polivalente sia per il viso sia per la barba, quindi barba lunga lo può utilizzare come propria barba o come idratante per il viso. Eh sì, perché il viso, come già ho detto più di una volta, durante l'estate,
E l'inverno, soprattutto nei periodi proprio di picchi massimi di caldo e freddo, tende a seccarsi, a disidratarsi. Ieri, appunto, parlavo con un amico che mi ha detto: "Guarda, io ho usato questo tipo di combinazione sia sia una volta, sia due volte, sia tre volte. In due volte è andata bene, la terza volta è andata male, e mi sono trovato un po' così." E lui mi ha detto, ha constatato con la sua diretta esperienza, che alcune volte purtroppo il viso è indisposto, e quindi di conseguenza la rasatura, anche se utilizzi sempre le stesse cose, potrebbe andare male. Quindi non ti preoccupare. Mazza, oggi che chiacchiera che c'ho. Altra cosa bella e importante che ti voglio far vedere è un sapone che ho lasciato veramente tanto. Sono 2 anni che ce l'ho fermo nell'armadietto. È un prodotto artigianale non italiano. È un prodotto fatto in Germania, ma è artigianale, quindi questo è importante. Perché c'è, che differenza c'è tra industriale e artigianale? Qualità superiore, punto di vista mio personale, ma è riscontrato da quasi tutti. E vado a prenderti il tabula rasa, eccolo qua, questo è l'herbs, herbs, herbs. Secondo te che significa? Sa d'erba? Ma no, quella che magari stai a pensare a te, no, quella del giardino, ma è un mix di erbe officinali. Perché se poi vai a leggere, guarda la cosa carina che oggi non ti ho messo seconda telecamera perché, ripeto, vado abbastanza fluido, e apri e trovi l'inci e trovi anche la descrizione di alcune erbe officinali, come prima mi ha tirato il rosmarino addirittura. Quindi è un mix, non è fortissimo, non riesci quasi a distinguere l'uno dall'altro, ma quello che sentite più, eccolo come si presenta dopo 2 anni, un po' più secco, sembra quasi in sapone, anche se io il tallowhate non l'ho trovato, sinceramente non l'ho trovato, o mi sono rintronato io, non ci vedo più. Non mi sembra che ci sia all'interno, però assomiglia molto ai saponi al tallo, che tendono un pochino a seccarsi. Lo fa anche il sapone vegetale, però da quello che ho notato io, il tallo, alcuni saponi tendono a stringersi un po' di più. Perché sta una pasta molto morbida, non è durissima. No, mi sembra che non ci sta. Vabbè, se non ci sta o se ci sta, poi lo vedremo più avanti. Adesso andiamo avanti. La profumazione che distingue un po' di più è quella della citronella, quella la senti un po' di più, quella è quella che tu senti di più. No, aspetta, che mo mi sono bloccato un attimo sul discorso, che non riesco a trovare, veramente non la trovo, non mi sembra che sia menzionata, anche perché sta nelle prime. No, non mi sembra che ci sia. Vabbè, dai, questo poi, scusa, questo è l'otto dell'anno, lo so, mo ce sto, dove sta scritto? Lotto numero, ma sì, 16, eccolo qua, numero 16. Perché la maggior parte delle volte, non so se lo sai, l'anno di produzione, spesso e volentieri, aspetta che cerco di farla, metto a fuoco sta cosa, e cosa che non ci riesce manco a caccarci, è scritto qua sotto, numero lotto. Questo per esempio risale al 2016, quindi sono 2 anni esatti che ce l'ho. Al tatto è molto molto scorrevole, se io lo vado a toccare lo sento molto scorrevole. E spara questa citronella, però misto erbe, sembra quasi un tabacco da pipa, che più lo vai a annusare più senti la complessità, ma quasi tutti i saponi da barba fanno così, soprattutto quelli più complessi o artigianali. Mi sento bagnato, vado veloce. Mo' sono andato, perché se poco poco poi mi dicono: "Ah, ma quello guarda che c'è a tavola, lo faccio sta figura da scemo", cosa che non voglio fare, perché c'è poi chi dice che io non ci capisco niente, però me ce l'ho. Allora, la prossima volta metto il camice bianco, così almeno non mi dicono niente. Oh, acqua calda. L'altra volta mi sono rivisto rosso come il diavolo. No, ma tranquilli, se stanno a salutare, se stanno a meno. Sono bambini che giocano, no? E se giocano così non è una cosa. Niente, come strillano. Niente, ok, perfetto. Mi faccio accompagnare e ho provato a fare una cosa
Pennellino, Razorock, Disruptor, che invece è distrutto da Mifia perché me l'ha tirato per terra. In Plissoft, simil. Tasso, diciamo così. Allora, io l'ho provato a mettere nell'acqua calda per vedere sta famosissima dilatazione del Plissoft. Logicamente ogni corpo, ogni oggetto immerso in un o a contatto col calore tende a dilatarsi, ma sta grande esplosione di dilatazione, molto detto serio, non l'ho vista sinceramente, quindi non cede come un ciuffo naturale, ergo, o te faccio un esempio più banale o più alla portata di tutti quanti, il classico pennello di maiale che tende proprio ad aprirsi in modo assurdo. Il sintetico purtroppo quello è e quello rimane. Comodità è, sta nel fatto che appunto richiede poco preammollo e nello stesso tempo richiede poca manutenzione, e è difficile che ti si sfibri come il naturale. Puoi fare le doppie punte, intanto mi metto il massaggino con l'olietto. Oggi ce ne metto un po' di più perché appunto con mano libera comunque ne sento la necessità, tipo di olio abbastanza, non dico grasso ma bello compatto. Cerco di, me lo applico pure un pochetto sul baffo, che male non gli fa, perché io, come sai o come magari hai scoperto su Facebook, io uso pochissimo la cera per i baffi, perché ogni volta che la stendo e la vado ad applicare o mi tocco il baffo mi parte via qualche pelo. Lo so che il pelo cadrebbe da solo anche senza l'utilizzo della cera, però sinceramente non mi ci trovo, anche perché poi spesso e volentieri uno è più alto, uno più storto, uno più di qua, uno più di là, e quindi non ci perdo tempo, li lascio al naturale. Beh, d'altronde so capitato uno che vuole più da me, non posso fare solo quello. Allora, quindi, come ho detto prima, oggi ti faccio vedere una bella rasatura fatta con profumazioni un po' particolari. Rabarbaro, che è un vegetale, con la mela, che è un frutto, con le erbe, che ha la citronella, ci manca nei zanzare, abbiamo chiuso il capitolo. E con una cosa a fine rasatura, che so indeci... Mazza, buona la saponetta da palmolive, ce l'ho, è pure spezzata. Buona. Però sono indeciso su due dopo barba, che lascio qui. Uno mi è arrivato ieri, che è un gentile regalo di un carissimo amico, e l'altro invece è una cosa che... lo so, se lo vedi comincia a dire, pure io te l'ho preso, te l'ho trovato, e che non so io. Allora, ciotolina piccola, bocca larga, bocca veramente larga, però si può dire che è comoda, perché essendo una pasta abbastanza morbida, meglio contenere i giri che si fanno. Mi vedi scuro? Mi vedi chiaro? Mi vedi con la luce? Purtroppo da sto piccolo monitor della telecamera riesco a vedere poco, tu vedi un po' di più. Ok, perfetto. Con questo tipo di pasta ti faccio capire quant'è la morbidezza. Non devi mai andare a spingere troppo con le punte del pennello, perché rischieresti di prelevare troppo sapone, troppo. Allora, in questo caso, io come prima passata a stendere la cementite, no? Ah, senti che però sembra che ho messo la testa sotto proprio a una pianta di erbacea spontanea, ed io in questo caso ne ho prelevato un bel po', ma io devo fare lo schiumone, quello stile Dick San de una volta, quindi prelevo sempre un po' di acqua quando abbassa il pennello, sotto c'è l'acqua, perché il sapone deve essere dato. Ah, effettivamente c'è sto profumo che mi richiama, guarda, questo lo posso posizionare vicino allo stupefacente, che per me è un sapone, il sapone prodotto da TFS, uno dei migliori a livello di scorrevolezza e anche di profumazione, perché a me piacciono le profumazioni erbacee, intese come l'odore proprio dell'erba tagliata in primavera, è qualcosa di molto molto gradevole, e questo su per giù sta lì, quindi oggi sto andando ad erba. Una bella schiuma fa, tiè. La cosa più importante è il massaggino, senza spingere troppo. Siccome questo rasoio che utilizzerò oggi sarà un po' ostico nel taglio, sicuramente farò qualche passata in più. Un po' più che altro voglio vedere se mi ricordo come si fa la barba con mano libera, anche se poi dietro l'angolo, dietro a quello schermo magari c'è qualcuno che ti dice, oh, so capace io, te lo dico io come si fa, perché tu
Mondo dei maestri. L'unico problema è che c'ha un manico molto molto messo male. Allora, appoggiami il rasoio? No, cerco di avvicinarlo il più possibile e andare già a 20 gradi. Ipotetici, perché non li posso misurare. Non ricordo ancora. Che spettacolo. Il problema dei nove baffuti è evitare il taglio netto del baffo. A vedere. Bello compatto il sapone è venuto, eh? Anzi, io direi che in qualche punto avrei dovuto mettere un po' più di acqua. Lo so che ti sta a prendere pure voglia del mano libera, lo so, però sappi una cosa, il mano libera non è una bicicletta, nel senso che prima di iniziare a comprendere un po' la tecnica ne passa di tempo, quindi tante barbe verranno fatte male, ci sarà qualche insuccesso, anche qualche arrabbiatura, però con il tempo piano piano ti abitui e migliori. Non darete fenomeni, perché fenomeni sono pochi quelli che ci nascono. Cerca di pensarlo effettivamente come un più pratica e più qualità, mi raccomando. Anche perché poi dietro c'è il discorso dell'affilatura, papà, il mantenimento. Pure i peletti che stanno qui, perché sennò sono qualcosa di brutto. Il sapone è molto 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 scorrevole. Poi con l'aiuto comunque dell'olio è tutta un'altra musica. Vado di sinistro. Non si è seccato della virgola? Hanno acceso lo stereo. Ovviamente un buon sapone. Solo che l'ho fatto veramente troppo denso, me ne sto accorgendo adesso che è troppo denso. Come vedi, questo rasoio affilato purtroppo è stato affilato sulle mole, tende a crearmi qualche piccolo arrossamento. Purtroppo questo mi capita spesso quando il rasoio non è passato su pietra naturale. Piccoli passi, bellezza è proprio questa, piccoli passi, calma e tranquillità.
Poi neanche che taglia tanto, vedi, fa tipo l'effetto aggancio. Però già è accettabile. Qui si apre sempre, oh. Sta arrancando in una maniera che tu neanche lo immagini quanto sta arrancando il rasoio. Gna fa più. Mi sta chiedendo asilo politico. Gna fa più. Tiè, qua sembra che mi sono fatto invece un brufoletto maledetto. Ogni volta che faccio il video il sangue può mancare. Ultimamente il format è diventato horror. Non è più di divertimento sulla rasatura. Vedi qua sotto come l'ha fatto? Questo è un gran problema. Il rasoio non è preparato bene, purtroppo ti crea questo piccolo gran difetto. Poi comunque il mento è maledetto proprio, te lo dico proprio francamente, cioè che la parte più tosta che ci sta, la parte più difficile da tagliare, da perfezionare. Vabbè, basta, non lo devo contropelo. Aspetta che faccio il sapone un po' più acquosetto, perché sinceramente così era esageratamente compatto, e quando è troppo compatto purtroppo tende, secondo il punto di vista mio, no? Perché allora mi spieghi perché io devo passare rasoio sulla coramella dopo che ho finito la barba? Perché devo andare a levare ipoteticamente quei residui di sapone e peli che sono formati sul filo, e un sapone così compatto che non si leva sotto il passaggio dell'acqua, invece che fa? Che fa? Non fa quel, non va a creare quello strato sopra il filo e quindi lo rende meno efficace? Cioè, boh. Vabbè, ma io sono sognatore, che devo fare? Amico mio, non c'è metretta. Io ci sogno su queste cose. Ci dormo la notte. Allora. Eccolo qui. Via. Non vado in profondità totale perché siccome voglio fare un altro video in questo fine settimana, non voglio asportare troppa barba perché se no poi aspetta 2 giorni buoni. Va bene così, dai. Poi senti come suona a metà sto rasoio, purtroppo. Come mi dispiace, guarda. La parte è più difficile questa. Non posso.
conosci altri, eh? E non finisce qua. Allora sembro più curato così, vedo. Niente, la sarcolera oggi mi ha dato buca. Anche perché se me sono adesso è un macello. Ottimo, te, guarda la roba portata via, impara, ma scherzo, non mi permettere mai di impara, eh? Ognuno deve fare proprio la propria strada. Aspetta, mi sta facendo completamente la sigaretta elettronica, questo è un gran problema, perché ho cambiato, sono passato a un cannone di quelli proprio veramente mostruosi. Allora, ragazzi, annaggia, un saluto pure al carissimo Santone che si è scimmiato pure lui queste cose. Allora, come hai visto, questa piccola parte, no, non te lamentate dell'acqua, perché se ti accende la caldaia, se non mi si accende non c'ho l'acqua calda, quindi abbi un po' di pazienza e aspetta un po', ma fate vedere che taglia. Il filo non è proprio performante al 100%, ma ci stiamo. Allora, il do del sapone molto ma molto molto buono. Aspetta che mo ho fatta la nebbia, non ci si vede più qua dentro. Riesci comunque sia a utilizzare anche i vari residui per fare qualche piccola correzione volendo. Io in questo caso vado a fare una piccola correzione qui su in questa parte qua. Spesso volentieri sono uno sti placchi e sono bruttissimi da vedere. Allora, bene, benissimo, ma non perfetto. Ok. Qui era al lume d'rocca, se c'è problemi e ancora ce l'hai, una passatina del lume d'rocca, astringe il poro, addrizza il pelo e fatto Viagra, quindi va tranquillo. Bello. Boh, sì che mi sento meglio. Premetto che un po' di sapone va a finire anche in bocca, quindi ho quel sapore un po' erbaceo, un po' particolare in bocca, non mi fa impazzire proprio. Però perché non è come una caramella balsamica. Peli dei baffi che si staccano come se ci fosse un domani. Come dice un vecchio amico del militare, Allora, ti faccio vedere una cosa che è molto importante e me l'ho vista, ma te la faccio vedere. Quando si usano i rasoi con più lame, fanno più passaggi, quando fanno molti passaggi, quindi invece di farne uno o due, ne continua a fare perché va via la barba, tu vai a portare un po' di cellule morte del viso. Eccole qua, non so se le vedi, qua stanno qua sul filo, le vedi? Te le faccio vedere meglio qua. In mezzo al pelo c'è anche quella cosa biancastra, quelle sono tutte le parti della pelle morta che va via, una cosa brutta da dire, però è così. Allora, sono indeciso perché davanti a me ho la possibilità di utilizzare addirittura non due ma tre, perché te lo faccio vedere. Floyd, vecchia formula, Y2016, una bomba, quello che piace a me, e poi il must have, guarda che bello, guarda quanto è caramelloso questo colore.
Io da bambino ero fissato con le sirene della polizia americana. Che spettacolo questo, mamma mia. Per fare foto sono qualcosa di spettacolare. E quindi già avevo scarellato sulla mia riserva personale di Floyd Blue, che sinceramente non ci starebbe male secondo il punto di vista mio. E invece ci voglio mettere una cosa che ieri Francesco, carissimo amico, mi ha mandato una produzione che ha fatto lui a casa, quindi lui è amatore e se l'è fatta per sé, ma una me l'ha mandata e lo ringrazio pubblicamente, di questo bellissimo Bear Room. This is a Artisan Bear Room, made in Italy. Bella, bella la confezione, bella dietro comunque sia la descrizione di quello che c'è, e bello denso più che altro. Sì, bello torbido, bello particolare. Bear Room, se non lo sai, è chiodi di garofano, spezie e chiodi di garofano e spezie, una punta di cannella, ma proprio punta punta punta. Poi c'è chi la mette di più, chi la mette di meno a seconda delle varie ricette. Sinceramente con le erbe non ci posso non mettere Bear Room, anzi Bear Room non può. L'unica cosa, l'unico problema è che non c'è il dosatore, quindi il dosatore delle goccine, quindi devo stare attento, se no mi casca 3 litri in quarto in faccia. Colore bello, bello marroncino, quindi questo estratto dovrebbe essere un estratto quasi totalmente naturale. Pizzica un bel po', mazza e botta. Bello, è particolare e diverso dal classico Pinot che trovate in giro, molto differente, differente pure da quello che fece l'amico Paolo, sempre con una produzione fatta così a casa, giusto per provare a farla. Devo dire che questo c'ha un carattere completamente differente. È un carattere differente dove la cannella, che mi sembra che ci sia in qualche maniera, anche se penso proprio che non ci sia proprio. No, penso proprio di no, perché si sente parecchio il rum e si sente parecchio anche il chiodo di garofano. Però un minimo di cannella ci dovrebbe sta. Lo sento molto, molto forte in viso, particolare, anche che lui ha scritto rum, vodka, amamelide, glicerina, vitamina E, pure la vitamina E c'è sta qua. Essenza di Byrum, essenza di arancia, spezia. Insomma, è particolare, dai, bello. Bello ricco, piatto ricco, mece ficco. Quindi in questo caso se c'è un po' di vitamina male non fa, perché essendo un after che ti metti in viso ti rimane addosso, non va via come il sapone che te la usi per 5 minuti e poi riesci, grazie. Tiene di più. Oh, Francia, hai fatto un bel lavoro, complimenti. Aspetta, vado a sventolare. Sì, rimane. Rimane se sta aprendo adesso la profumazione. Rimane molto addosso, molto rispetto al Pinot che te lo metti e dopo un po' va via, perché è anche una lezione per il corpo. Questo rimane un po' più persistente. Veramente, veramente buono. E lascia la pelle molto morbida e tendenzialmente anche un po' vellutata. Bel lavoro, complimenti. Amico mio, se te vuoi fare il Bear Room, stanno tante ricette in giro. Te compri l'essenza su Amazon, fai quello che ti pare e te lo fai tranquillamente pure tu. Certo. È un po' una rugna farselo invece di comprarlo già fatto, e buonanotte. Però se ti piace perdere il tempo, quindi diventa anche pure un hobby, perché no? Allora, finito. Quanto ci ho messo? Un'ora e mezza? Ti sei annoiato? Dammi qualche consiglio nei commenti, scrivi qualche cosa, fai, divertiti, non lo so. Raccontami qualcosa. Io ti ho raccontato la mia esperienza, sinceramente veramente veramente ottimo come sapone, tabula rasa. Costicchia un po' ma vale la pena, e lo so, è inutile che tu mi dici, ma tutti sono buoni. A me se non mi piacciono manco, ma neanche li uso, perché una cosa a me non mi piace, non la uso. Per esempio, un esempio stupido, quando ho provato la Wilkinson, quella in ciotola dura, per carità, buona profumazione, ma come produzione secondo me molto bassa, non mi ce l'ha da scarnificare. Quindi tendo a selezionare poi quello che mi piace o non mi piace, ma è normale, è matura, non è che c'è qualcosa di strano. Allora, io intanto ti saluto, noi se becchiamo fine settimana, ci vediamo un'altra volta qui, perché sto aspettando, ma tanto penso che oggi mi abbia proprio dimenticato il Corriere, perché sto quasi alle 6, non vedo passare nessuno, io ancora devo fare i miei giri. E se mi arriva domani, nel fine settimana, facciamo questo bellissimo video con un nuovo prodotto. Au. Come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate, mi raccomando, continuate a condividere anche il discorso della rasatura tradizionale, qualsiasi domanda rispondete qua sotto. Ricordo a tutti gli amici di Instagram, Facebook e anche del canale, che le domande le sto
piano piano selezionando per fare il video risposta, perché non voglio fare un video che dura troppo, ma che risponde a una percentuale alta di domande, soprattutto quelle che spesso e volentieri sono domande ripetute ma scritte in modo differente. Quindi abbiate pazienza, carica pure quel video lì. Oh, buoni acquisti e buone sbarbate da Luca. Un altro messaggio. Ciao!